Avere un quadro più fedele alla realtà, l'analisi sulle microplastiche nel Po, nelle acque del Po, si estende anche al Piemonte. Avere un campionamento più preciso, completo e frequente, dopo quelli fatti col Manta River Project nella prima sezione, nel periodo della pandemia, questa nuova parte arricchita di nuove competenze scientifiche. Sulla base dei risultati della prima esperienza che abbiamo fatto nel 2020, abbiamo esteso l'area per la ricerca anche al Piemonte e in più abbiamo anche aumentato la frequenza dei campionamenti. Ogni mese per 12 mesi faremo i campionamenti in queste stazioni per avere proprio quel quadro conoscitivo robusto che stiamo cercando di ricostruire insieme ai partner che collaborano con noi a Manta River. Speriamo quindi tra un anno di poter avere dei dati più solidi, più robusti che ci diranno quante microplastiche abbiamo nel fiume più grande d'Italia e quindi per stimare anche l'apporto effettivo di questo fiume ai quantitativi di microplastiche nel mare Adriatico. Abbiamo con noi sempre ARPA Daphne, la struttura oceanografica dell'Emilia-Romagna, che è esperta nel campionamento e nell'analisi delle microplastiche perché da diversi anni lavora per la strategia marina, quindi sul tema delle microplastiche nelle acque marine. L'Università Sapienza di Roma, che ci aiuterà a capire quali sono i polimeri all'interno delle microplastiche che andremo a campionare e poi abbiamo altri partner che ci aiutano soprattutto nella fase di campionamento, abbiamo AIPO e lavorando in Piemonte abbiamo il supporto del parco insieme ad Amici del Po. L'obiettivo dell'autorità di bacino del fiume Po, del distretto del fiume Po nel rispetto della sua missione istituzionale è proprio dare un contributo alla conoscenza di questa emergenza perché le microplastiche rappresentano un po' una novità rispetto a quelle che possono essere le sostanze che alterano la qualità del fiume Po. Quindi anche noi abbiamo dato questo contributo nella speranza di aiutare a migliorare la conoscenza che poi ci servirà anche per la pianificazione in attuazione della direttiva acque.